Anni di mesatria, naturalmente, bisogna considerare che i concimi chimici esistevano, però venivano proprio adoperati al chilo invece che al quintale, va bene? Perché per concimare il terreno veniva usato il letame che veniva, diciamo, prodotto in azienda con la paglia e, diciamo, è lo sterco delle specie, delle bestie, specialmente vaccine, si produceva il letame che veniva ammassato, la stalla veniva ripulita tutti i giorni e naturalmente rimesso il letto nuovo e rimesso il letto nuovo, era un'operazione continua giornaliera. Questo prodotto veniva tolto dalla stalla, veniva messo in massa, va bene, poi bagnato con il pozzo nero, va bene, in modo che maturasse bene per produrre il fertilizzante organico che serviva per concimare il terreno. Naturalmente anche qui c'è stata un'evoluzione abbastanza importante, perché mentre le prime letamaie, diciamo, chiamiamole pure così, erano all'aperto, cosa succedeva? All'aperto, anche se veniva bagnato, il sole faceva la sua parte per asciugarlo. Allora fu inventato le famose celle beccali, che consistevano in una, chiamiamo pure una stanza, chiusa, con una botola sopra, con uno scivolo per andarci sopra con la carretta, per votarlo dentro. Naturalmente andava dentro e lì il sole non lo prendeva, l'acqua nemmeno, prendeva soltanto del liquido pozzo nero che veniva buttato per rinfrescarlo, ma naturalmente maturava bene, veniva un prodotto veramente fertile, sempre organico ma fertile. Ne veniva prodotto tale quantità che quando veniva fatto le concimazioni vere e proprie, va bene, sia per gli olivi sia per le viti anche, si calcolava che venisse distribuito circa 200 quintali a ettaro di letame. Naturalmente sembrano tanti quintali, però consideriamo che un quintale di letame veramente maturo era poco, perché pesava molto. Va bene. Con la fine della mezzadria, va bene, e naturalmente la fine del bestiame, all'infuori poi degli allevamenti che sono nati in stalle particolari, ma però è tutto un discorso diverso, non c'era più questo rapporto di produzione e espandimento, va bene, il terreno si trovò improvvisamente senza avere questo prodotto principe, che in più alla fertilità che aveva, che non era poi tanta, perché, va bene, abbastanza perché la quantità era molta, va bene, ma serviva anche per migliorare la struttura del terreno stesso, perché messo in grossa quantità il terreno è come negli orti, ci metta molto, molto, molto letame e molto prodotto per fare il terreno più sciolto, dove i prodotti vengano migliori. Cosa successe? Successe che naturalmente gli studiosi specialmente cominciarono a pensare che fosse la fine, diciamo, di certe piante e di certe quantità di raccolti, proprio perché con le esperienze fatte anche in America, che era successo questo da anni, va bene, non avendo più letame si arrivavano a punti che la terra non produceva più perché non aveva più sostanze. Ma naturalmente anche questo è stato poi corretto. Perché è stato corretto? Perché mentre in partenza, mancando questo prodotto, veniva dato un pochino di chimica e basta, ma facendo per esempio la coltura del grano, che si diceva allora, uno ringrana, cosa voleva dire? Voleva dire che uno aveva fatto grano in quell'anno, l'anno dopo lo rifaceva. In America questo procedimento di rifarlo negli anni successivi lo facevano anche per 4-5 anni, fino al punto che poi non gli rendeva più, o perlomeno veniva talmente poco che non era più, diciamo, conveniente farlo. Poi è stato trovato, è stato con gli studi e la tecnica, è stato verificato quante unità fertilizzanti, diciamo,
avendo preso per esempio il grano richiedeva per la maturazione. Bastava poi quelle unità fertilizzanti riportate nel terreno per la semina successiva e si riotteneva la stessa quantità. Perché è una questione di dare ciò che la pianta ha consumato, cercare di ridarglielo. Naturalmente poi le cose sono cambiate anche in questo, in quanto è stato smesso in generale anche la lavorazione, specialmente in certi terreni, e arrivando al famoso inerbimento. Cosa voleva dire inerbimento? Voleva dire lasciare le erbe spontanee nel terreno, sfalciandole, più che sfalciandole, tritandole con delle macchine che sono venute fuori, che trinciano tutto, in modo da poter riportare queste sostanze nel terreno e creare uno strato di pacciamatura, va bene, che in un certo modo protegge la pianta, in quanto trattiene un po' l'acqua, ne consuma un poca, però la trattiene, non la disperde, mentre perché il sole ci agisce meno sotto all'erba, mentre nei terreni lavorati qualche volta bastava venisse un po' d'acqua, ma se veniva un sole forte dietro la riprosciugava riportandone via una bella quantità, insomma. Ecco. E allora con questo è stato in qualche maniera sopperito a quella mancanza di letame che naturalmente non si trovava. Cosa è successo? Sono nate poi le industrie anche del letame, della pollina, con gli allevamenti grossi dei pollai, letame di cavallo, letame di vaccino, insomma, tanti. Però basta pensare che anche se gli allevamenti sono tanti, ne producono tanto, però non era necessario per tutti e non si trovava. Per un certo periodo, all'inizio, era facile trovarlo, infatti qualcuno ha in qualche modo sopperito comprandolo, perché viene portato da queste stalle grandi, però poi alla fine è mancato per tutti. E allora il concime chimico, oppure l'industria specialmente della pollina, ha fatto sì che si potesse riportare della sostanza organica nel terreno, naturalmente con il pro e il contro a seconda uno come coltivava.